È l'alba di un nuovo giorno nella bassa modenese che a distanza di un anno celebra il più drammatico degli anniversari dal secondo dopoguerra ad oggi. Il terremoto è vivo più che mai tra gli abitanti del cratere. Tremano come ancora, seppur in modo lieve, trema la terra nell'asse compreso tra Sant'Agostino nel ferrarese e Concordia nel modenese. La paura viaggia di pari passo alla speranza che finiscano presto e in modo definitivo le scosse e che ci sia una continua e costante rinascita delle aree coinvolte dal terremoto. I pensieri restano indelebili nella memoria degli emiliani e li descrive molto bene Pietro Bellesia, che risiede a Mortizzuolo, località che si trova tra Mirandola e Finale Emilia. La mente va anche quei giorni là, insomma, quando ci siamo svegliati un pochino di soprassalto, ecco. Però la vita continua, insomma. E domani è un domani che ci si aspetta molte cose, al di là degli aiuti, tra virgolette, statali, ma soprattutto penso un po' alla ricrescita delle nostre fabbriche, delle nostre zone, insomma, al di là della casa del singolo che chiaramente tende, vero, è un problema che gli pesa sopra, ecco, ma sicuramente un po' l'industria delle zone speriamo che riprenda tutte, insomma. Professore all'Istituto Superiore Galileo di Mirandola e appassionato di fotografia, Pietro Bellesia è il pioniere di questo nostro nuovo viaggio che farà tappa nei paesi maggiormente colpiti dal terremoto. Un itinerario che ha come unico scopo quello di incontrare persone che sono ancora animate da una vivacità e freschezza tali da stupire me e voi. Adesso Dice. dobbiamo andare a fare colazione, però, eh? Adesso andiamo Te la a. offro io. Oh, grande, questo ci voleva.